Ciao a tutti e benvenuti, bentrovati nell'Ango e l'Unico Svap. Oggi siamo in casa Smok e parleremo di una pod mod, una nuova pod mod. È da un pochino che non parlavamo su questo piccolo canale e non trattavamo i prodotti di Smok. Una pod che solo per il fatto che non utilizza più il gommino per fare il refill, per fare la ricarica, è degna di essere vista e degna di essere recensita. La pod mod in questione si chiama IGA One, appunto di casa Smok. Ve la faccio vedere in questa colorazione opaca. Adesso non vi resta che mettervi comodi, lasciare un pugno di like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e noi ci vediamo subito dopo la macro. A dopo! Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Hit it, boys. E questa è la confezione di questa IGA One Kit di casa Smok. Ne vediamo alcune delle caratteristiche principali. L'anteprima della pod mod contenuta all'interno della confezione. In sovrimpressione esteriore tutte le 6 colorazioni disponibili all'interno della confezione. Troveremo certificato di garanzia, avvertenze, manuale di istruzione. Come sempre all'interno del manuale di istruzione andremo a scoprire le dimensioni, che sono 111x21x12 mm, pesa 31 grammi, una batteria interna non sostituibile da 650 mAh, 14 watt è la potenza massima di uscita, un voltaggio di uscita costante da 3.6 volt, il range di lettura dell'esistenza va da 0.8 a 2.5 Home. E infine ricarica Type-C 5V 0.7A. Ma come sempre e come al solito vi consiglio di darci un occhio. Gavetto USB Type-C per la ricarica. Una seconda pod, perché una arriva premontata, con una coil al suo interno da 0.9 Ohm, coil naturalmente a mesh. Vedete, non è possibile andare a sostituire la coil, quindi quando si servirà la coil al suo interno andrà sostituita l'intera pod. Per andare a fare il refill semplicemente andiamo a stappare questo, e questa cosa mi piace. Troviamo questa membrana e il foro di sfiata dell'aria interna. Qui andremo a inserire il beccuccio della nostra boccettina per andare a fare il refill. Ne approfitto subito per andare a fare il refill. Inseriremo un gelato exotic. Con la chubby gorilla non avremo difficoltà ad andarlo a fare, però se utilizzate invece le chubby da 100, quelle che comunque hanno un beccuccio leggermente più corto, qualche difficoltà nell'andare a fare il riempimento ci sarà. Fatto questo, semplicemente andiamo a tappare in questo modo e aspettiamo dei 3-5 minuti in modo tale che la coil si impregni per benino del liquido che abbiamo utilizzato. Oppure, come vi ho insegnato, andate a fare dei tiri a vuoto fin quando non sentirete che la stessa coil si sarà impregnata del liquidino utilizzato. E il pezzo forte di questo kit è proprio questa pod mod. Vado a togliere subito il QR code, che mi sta antipatico. Le colorazioni abbiamo viste, dimensioni e pesi pure. Mi piace questa colorazione opaca che non lascia impronte nel momento in cui andate ad utilizzare. Tutto molto pulito, vedete, non c'è nessun tastino, scritta Smok. Qui ci sarà il LED che indicherà il malfunzionamento della stessa e la carica restante alla batteria interna 650 mAh. Sotto la presa Type-C, ricarica 0.7A, quindi si ricaricherà all'incirca in un'oretta, ma la funzione pass-through che vi permetterà di utilizzarla mentre la state ricaricando. Sopra troviamo la seconda pod che arriva premontata. Vedete, vi faccio vedere anche il LED con la scusa. Pod tenuta da due magneti che fanno veramente un'ottima tenuta. Pod con coil da 0.9 ohm, quindi identica a quella che troviamo tra le spare part. Qui vi faccio vedere anche l'interno, dove vedremo i due contatti, i due magneti e il sensorino per l'attivazione automatica, perché si attiverà solo in modalità automatica, quindi senza andare a premere nessun tastino. Anche qui stappiamo in questo modo e andiamo a fare il refill. E qui voglio andarla a provare con un tabaccoso semplice che è nelle mie corde. Fatto ciò, anche qui aspettate 3-5 minuti, oppure sappiamo, andate a togliere e fate i tiri a vuoto fin quando non sentirete che la coil si sarà impregnata del liquido che state utilizzando, la riposizionate e tutto è pronto per essere utilizzata. Questo prodottino gode di tutti i sistemi di sicurezza, così come vedete in sovraimpressione, e quindi non ci resta che andare a fare due svapate assieme e scoprire cosa penso di questo nuovo prodottino di casa Smok.
E allora, vedere, ve l'ho fatto vedere, le caratteristiche le abbiamo viste anche nella macro, il grande punto di forza che finalmente anche Smok ha sposato in questo prodottino è il refill, la ricarica veloce. Basterà stapparlo in questo modo, valvolina, utilizzate la vostra Chubby Gorilla da 60 e non avete problemi. Io ho avuto qualche difficoltà con quella da 100 perché il beccuccio e la stessa boccettina era leggermente più corto, quindi non andava a spingere fino in fondo la stessa membrana. Andiamo a controllare se rilascia liquido. Ho trovato una goccina di liquido qui sul magnete, ma ragazzi, ci ho fatto più di 40 ml sotto, qui liquido non ne ho trovato, quindi questo è un grande pro di queste coil, di queste pod da 2 ml con una coil interna da 0,9. Finalmente all'interno troviamo anche due pod, quindi anche chi volesse utilizzare questo prodottino come starter kit per entrare nel mondo dello svapo e smettere finalmente di fumare, sicuramente un prodottino del genere potrebbe essere anche valido. È indicato per chi non svapa tantissimo, per chi non fuma tantissimo, ha una ricarica da 0,7A 5V Type-C e grazie alla Type-C la ricaricate all'incirca in un'oretta, ma ha la funzione pass-through, quindi mentre la state ricaricando lo potete tranquillamente utilizzare. Andiamo a capire queste coil da 0,9 rispetto alle classiche coil Smok cosa regalano. In questa pod c'ho un tabaccoso, lo sapete, io non ne capisco tanto di tabacchi, non mi piacciono tanti tabacchi, però mi andava di provare proprio un liquido tabaccoso anche con questa Iggy A1 di casa Smok. E questo è il tiro e l'aroma che ci regala. Tiro da 1.2, 1.3, quindi un perfetto tiro MTL, un piacevolissimo tiro MTL. Aromaticamente il tabacco che c'è dentro esce bene e il vapore che ne esce fuori, quindi la soddisfazione aromatica di queste coil, sono veramente veramente buone. A me piacciono parecchio, non sono dolci, sono leggermente secche, quindi sono delle coil, sono delle pod che si spostano bene con quei liquidi tabaccosi e con tutti coloro stanno cercando proprio delle pod leggermente secche. Infatti nell'altra pod ci ho messo il gelatino esotico e vi devo dire la verità che non esce benissimo, ma andiamo a farci un tiro anche su questa pod. Aromaticamente si sente, però secondo me qui vengono fuori meglio quei liquidi cremosi, quei liquidi fruttati che hanno necessità di essere leggermente secchi e quindi di non eccedere nel dolce. Allora qui vengono bene. E infatti ci ho provato un liquido al mango con una punta di ice e una leggera pesca matura e vi dico che veniva veramente veramente bene. Per il resto ragazzi, anche il fatto che queste colorazioni opache, belle dal mio punto di vista, non lasciano le impronte, quindi comunque anche quando andate a utilizzare vi ritrovate poi una pod mod abbastanza pulita, la trovo una cosa positiva. E lo so che me lo state chiedendo, Tato, ma in bocca si può tenere? Pesa 30 grammi e si può tenere comodamente anche in bocca. Magari non riuscite a parlare, però mentre lavorate lo potete tenere tranquillamente in bocca. Un'altra cosa importante e degna di nota, questa batteria da 650 mAh con queste pod da 0,9 vi regalano un'autonomia a piena carica di una pod e mezzo, quindi all'incirca ci fate 3 ml prima di essere ricaricata. Ragazzi, Smok è tornata sul canale di Unico Svapo, io sono contento di questo, ha tirato fuori un buon prodottino da MTL, un buon prodottino per iniziare a svapare, un sistema sicuramente economico, così come ci sono tanti altri nel nostro settore, fortunatamente aggiungo, ce ne sono tanti altri che funzionano bene, questo è uno di quelli che funziona abbastanza bene. Io sono Tato, questo è il canale Unico Svapo, come sempre iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguiteci sui vari social, lasciate il consueto e doveroso pugno di like nei commenti, ditemi cosa ne pensate di questo prodottino e cosa volete vedere sul canale. Mi raccomando, andate nella sezione short del canale dove ogni giorno inserirò dei brevi video sulle news del mondo dello svapo anche a livello internazionale. E come dico sempre, sì, come dico sempre, svapate tutti, ma svapate in sicurezza. Ciao ciao, alla prossima! Sì, 1,3, il tiro che ne esce fuori da 1,3 mm.